Buonasera, sono un volontario anch'io, mi occupo anch'io di solidarietà internazionale. Con la mia associazione aiuto siriani, aiuto kenyoti, aiuto birmani, kosovari e moltissimi altri popoli, ma io li aiuto a casa loro. In Siria, negli ultimi 6 anni, siamo già stati 5 volte a portare aiuti. La nostra prossima missione parte tra poche settimane. Vi garantisco che in Siria c'è moltissima gente che ha realmente bisogno di aiuto in Siria e sono moltissimi bambini, sono moltissime mamme e sono tutta quella gente che non è qui ad elemosinare un contributo, ad elemosinare un aiuto. È gente che ha bisogno giù, a casa sua, per difendere casa sua e soprattutto per riconquistarsi la sua libertà. Libera! Con questa parte della guerra. Adesso voglio parlare un attimo al signor Tremolata per quanto riguarda appunto l'associazione Volontarius, che è diversa da fare volontariato a scopo gratuito, e faccio l'esempio dei piani di Bolzano, perché qua si è girato un po' il discorso dei piani, si è parlato molto di Merano, di altre situazioni, ma si è parlato poco dei piani di Bolzano. Come sapete, i piani di Bolzano sono un quartiere che ha poca densità abitativa e si trova un centro profughi con quanti? Più di 150 profughi. Quante donne? 7. Quanti bambini? Minori? 6. Quanti anziani? 65. Occhio, una decina. Una decina di anziani. Quante etnie diverse all'interno di questo centro d'accoglienza? Tantissime. Tantissime. Quante religioni diverse all'interno di questo centro d'accoglienza? 3 o 4 religioni diverse. Quante volte è successo che sono scoppiate risse all'interno del centro d'accoglienza? Che hanno litigato tra di loro? Nell'ultimo anno? Una. In generale, da quando esiste il centro profughi? Nell'ultimo anno una. Non è quello che ci hanno detto alcuni operatori che lavorano per lei, che sono comunque persone, possiamo dire, non ideologizzate ma corrette. E il parco... Posso continuare a parlare? Non ho capito. Il parco Bremstaller, che è antistante al centro d'accoglienza dei piani di Bolzano, quante situazioni si sono verificate dove le mamme sono state importunate o molestate da gli ospitanti del centro, dagli immigrati? Io credo che sia difficile identificare se una persona è del centro profughi o meno, perché non li marchiamo. Possiamo far entrare per favore la mamma, una delle residenti del piano di Bolzano, Alessandra? Va bene. Credo che sia una situazione anche abbastanza diversa rispetto no, a una non è diversa per niente, signori, voi dovete pensare che allora, quanti abitanti ha Otisei? 5.000 abitanti, 25. Grazie. Possiamo fare entrare? Ecco, Alessandro. Io ho parlato di troppo, io lascio la parola alla signora Alessandra. Poi vorrei dire solo un'ultima. Vorrei dire solo un'ultima cosa a tutti i signori della giuria. No, va bene, ringrazio Valentino Cerdini. Vorrei dire un'ultima cosa ai signori della giuria. Ho sentito parlare solo di diritti, non ho mai sentito parlare di doveri. Dovete insegnarvi le regole, dovete insegnarvi le leggi. E quando il signore dice, andate a chiedere alla polizia e ai carabinieri cosa fanno ai piani nelle situazioni di emergenza. Cosa vi rispondono? Abbiamo le mani legate. Così vi rispondono la polizia e i carabinieri. Bravo.